credo di averlo mai giocato. Però in compenso ho giocato Non mi Esploratori del ricordo Cielo bene. e di Vari Misteri Dungeon. Vabbè, uno è Raga, Ombre Suave e ci... Ranger. Sì, è Ranger. 60 secondi. Comunque, raga, il video è in Premiere, quindi non è una trasmissione in live, diciamo. È registrato, caricato e che viene reso disponibile tra un minuto, quindi... Dai, siamo carichi? Madonna, cioè, stai tranquilo, voglio Guarda, dire. te mi Sì, tocca fare action al video di però è questi, perché tanto Ranger, online sì, non ci fanno manco assolutamente. entrare, di sicuro. Faccio tornare indietro Tanto siamo 40, Ah! davvero. Grazie a tutti, ragazzi. Il Scellerati. gioco vi faccio imparare a usare la tastiera, ma me lo ricordo, Luca, è proprio Avventura tra i tasti, mi pare si chiami. Pokémon Avventura tra i tasti. Forse ne avevo fatto uno prima, sai? Oddio, non credo. Era quello che ti... per Nintendo DS. Sono le 58 intanto, ragazzi, eh. Ok, 60 secondi. Io voglio... secondo me non c'erano i remake di Pokémon Battle Revolution. Esploratori del Cielo No! Pokémon è al D. terrificante da finire. Ho giocato anch'io Esploratori del Cielo, purtroppo del tempo non l'ho giocato. Beh, tutti gli esploratori effettivamente non sono giochi facilissimi, più che altro farsi dungeon da 100 milioni di piani solamente per tentare di farsi amico un No, più che altro Pokémon. la rottura di palle è la fame. Mangiare le mele, le grandi Ok. mele fino a una certa, Un poi. refreshino, raga, non è ancora partita, state tranquilli, ci siamo quasi. Tra 1,59. Dovremmo avere un minuto ora. poco partirà, perché prima del video parte il countdown, quindi tutto. Ma raga, se è quello che penso io... Questo Zande è l'altro lato della medaglia. sarà pieno di gente, non vorrei che ci fosse Se fanno un qualcuno nuovo Battle dai, magari Revolution, lo esco fanno di tra casa poco. nudo. Remake di Quintana. Battle Revolution gran figata, sì. Sì, esatto. Battle Revolution era figo, tamarrissimo l'annunciatore e fighe le animazioni. Cioè, le animazioni di Battle Revolution sono tre spanne sopra le animazioni di Spada e Stiamo parlando di Battle Scudo. Revolution, Sì, cos'era, su Wii. per Wii. Quindi, cioè, Cioè, animazioni rendiamoci conto, raga. fotoniche. Sono le 15, quindi a breve in teoria. Raga, ci siamo quasi. Barabà, Buon pomeriggio, Matteo. barabà. Ciao Benvenuto. Matteo, benvenuto. Dovrebbe essere partito ora, eppure ci fanno attendere questa premiere maledetta. Magari. Refresciate. Simone, solo tutta la tua squadra è fottuta. Refresciate, ragazzo di Su. Guarda. Ok, ci siamo. Ecco. Raga, Due. c'è un bordello di gente connessa, quindi fa un po' di... Mamma mia, è tutto buggato a merda. È tutto... Aspetta, ritorna sulla barretta. Sguazzano... Ritorna sulla barra rossa. Allora, No, raga... no. Fermo. Refresh, refresh. No, perché a un certo punto si è visto un frame con Lucinda. No, cioè non so cosa fosse, forse era questo. YouTube, raga, stiamo refreshando. Se funziona da un'altra parte, andiamo da un'altra parte. Due. Se funziona su quello americano, che cavolo ne so, andiamo di là. Due. Provate il Io canale sguazzo nel lago Duria. italiano. Dovrebbe partire, raga, bre. Purtroppo non è problema No, il fatto nostro. del 2 è È normale. problema di... Sì, è normale Ok, raga, sta partendo, quindi se il 2. Sì, dicono che è Enrico normale... dovrebbe. Ah, ok, ho posto. Ok. Ah, adesso c'è il countdown, Prima era tranquilli. Prima 2. era 2. Marvel Ultimate Alliance 2. Esatto. Allora, diciamo che ha un po' di problemi lo streaming di YouTube, perché anche l'altra volta dello scorso Pokémon Presents c'era milioni di persone... No, milioni no, però c'era tanta gente connessa su YouTube, quindi è un po' esploso. Come fidate che ti metti in pari i bordi, cioè. Ci siamo. Siamo nel canale italiano, raga. Siamo nel canale italiano e come vedete, Pokémon Presents Hit, quindi 18-8. Ebbene, 17 Porca secondi. troia, no, Mamma mia, altro, 16 altra secondi. live dove Ecco, ti salta i 2. pezzi per il lag, rosico, cazzo. Speriamo che. Guardate che Comunque. countdown fighi che ha fatto Sì, YouTube, speriamo che non l'abbiano fatta fuori dal vaso, però. eh. Speriamo, dai. Dai, Ci cazzo, siamo, fate tutto quasi qualcosa di figo, riuscito. qualcosa di figo, qualcosa di figo. Non mi importa cosa, ma qualcosa di figo. Moderatori volume. Ma puoi stare un pelo. First, we'd like to share some news about Pokémon's first strategic 30 team battle minuti game, Oh, Pokémon Pokémon Unite. Ok, Pokémon Unite. The Nintendo Switch version of the No, game io has come already di been attacci no. released.
22 settembre. Un mese. Ah, un mesetto. Quindi. Vabbè, si sapeva. No, bordi non metto velocità per due. Ti ho chiesto solo il volume. Sì, sì. Vabbè, io mi registrerò, ma Pikachu ce l'ho già. Mario. No, anche per la skin. Ma sti cavoli, le skin di merda. Queste sono cose su cui voglio monetizzare, non so cose super fondamentali. Mamma mia, zero ora. Ce l'ho! Ok, ora ho alzato un po' il presence. Vediamo un po'. Una piccola anticipazione. Nuovi Pokémon! Oh, Mamoswine, bellissimo! Sono contento. Mamoswine è un Pokémon di quarta. Bellissimo. E... cioè, mi è sempre stato simpatico, nonostante sia un po'. Best. Silveon, no? Pure. Ah, non me lo non sapevo io. Sono curioso. Una bella evolution, insomma. Un rinoceronte contro il core. Guarda. Ho finito Glaceon, però. Mamoswine io non lo sapevo nulla, magari si sapeva già. Magari si sapeva già. Ok. Non spada e scudo, no? Ok, Caffè Mix, va bene. Pokémon Caffè Mix is getting a revamp. No, questo qua non l'ho neanche mai scaricato. Oh. Io questo l'ho provato ma non mi è piaciuto molto. Ho preferito sempre Pokémon Shuffle. Non beh, so Shuffle è Shuffle. Io tra l'altro mo lo dovrei riscaricare. Solo non c'è sta manco su Switch, mi sembra. Non sto molto capendo. Però bello lo stile dei Pokémon, mi piace. A me no. Non ho preso la evolution peggiore. No, guarda, non è la peggiore. Grande Matteo, sempre Team Glaceon, intanto Luca ti fa. Beh, cioè io sono Team Leafeon, però. Ah, Master Sex. Master questo Sex. Non l'ho neanche mai scaricato. Oh, che figo trailer di anime, però. Qua sarà contento Francesco. Le immagini non sono tratte dal gioco. Alzate. Stronzo. Sì, 2 anni fa è uscito. Non mi ha mai... catturato per niente. Se vedo sempre il volume del basso. Adesso prova ad alzarlo. Se è al massimo lo alziamo. Magari lo alziamo noi ancora. Abbiamo alzato un bel po' adesso. Pokemon 100 unità senza costo. Pacchettamenti gratis. Ah, ho capito che Kyurem, bello. No, non è preso, non è neanche scaricato. Classico gacha. Anche se le forme di bianco e nero 2 ovviamente sono un'altra cosa. Sì, vabbè, su N ci stanno puntando tantissimo perché hanno capito che è figo come la merda, quindi ci stanno mettendo. N. Non è proprio molto un bel paragone che hai fatto. Figo come la merda, cioè, voglio dire... vabbè. Then, starting in September, a new story arc unfolds. Villainous organizations are stirring once more as the story takes a darker turn. You won't want to miss it. We have plenty of other events. Che pizza, io voglio qualcosa di più grosso, però. Non mi dica che volete fare mezz'ora tutta dei annunci scemi e poi a Pokémon Diamante e Perla e Legends ci dedicate 10 minuti. Beh, bene per chi ci gioca. Festeggiamenti, gemme, spaghettamenti, però insomma. Pokémon Go. Oh, sono vabbè. Pokémon attenzione, attenzione, vabbè. Attenzione. Finora quasi tutto. Quasi tutto mobile è stato. What? I Pokémon di spada e scudo. No. Solo alcuni. Vabbè, oh, pure le altre genere le hanno introdotti gradualmente. Okay. Vabbè, ci sta. It seems that the sudden appearance of Pokémon originally discovered in the Galar region has something to do with the mysterious tricks of a certain mythical Pokémon.
Bello. Potrebbe rimettermi voglia di scaricarlo, tanto se dovessi fare qualche giro per il mondo reale. Causa cosa che capita poco. Il mondo reale. C'è un po' di video in questo gacha. Next up. We have some news about the Pokémon. Oh, cazzo! Ho parlato, okay. Porca troia. Altro che 25 minuti di spin-off e poi vediamo un po'. Ma io voglio cinciar. Non mi frega un cacchio, a meno che qualcuno mi regala perla, così mi pio pure Piplup. Io vado su cinciar. Bellissimo. Bellissima gag animata, bellissima. Vediamo un po'. Artig è sempre stato un po'. Movite! C'ho hype! Rowan. Okay. Rowan. È il cazzo Rowan. Il cazzo di professor Rowan. Due foglie. Ma è Giardin Fiorito come l'hanno rifatta bene. Ma Canalipoli, porca trota! Ma a me non mi dispiacciono i personaggi di fatti. Oh, che bello lo scontro al lago Verità con gli stadi all'inizio. Mamma mia, che bello, che bello. Questo è dove c'è Tazelf. Ah, Gran Palude c'era Maron. No! No, ti possono seguire i Pokémon! Dovevano farlo, dai. Sono seguire i cazzo di sì, Pokémon! No, che cazzo dici? La palestra di coso? Oddio. Che poi, mamma mia, quanto è stronzo lui quando usa botti in testa. Porca vacca. C'ho talmente hype che mi scordo pure il nome dei personaggi là. No, la grafica migliore. La sala contatto, raga. Maio. Puoi cambiare il look al personaggio. Questa cosa non c'era sui remake di Hoenn. Le gare Pokémon. Ganzissimo. 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 Sì, c'è un po' più di interazione. Cioè, tipo un rhythm animazione. Tipo un rhythm game. Oh, i sotterranei! Non ci credo, ragazzi. Porco due, quanto me ci chiudevo io con questo. Poi quando dovrai le lastre, raga. Le cazzo di là, la base segreta, poi rifare le basi segrete pure qua, ma bellissimo. Ci sono i Pokémon nell'Overworld? Sono... No, nei sotterranei. No, ci sono i Pokémon nell'Overworld, sono sotterranei quelli. Cazzo, io lo voglio adesso! Datemi questo cazzo di remake adesso! Non ci credo, raga, c'ho tanto, hanno rimesso i sotterranei, hanno rimesso... Hanno rimesso i Pokémon che ti seguono come su Art Gold e Soul Sea, madonna. Il Team Galassia, aspetta un attimo. Non mi dica che mettono anche il mondo distorto perché sborro. Sborro male. Cyrus, ovviamente. Mamma mia, la grotta ritorno. Non mi dire che quella era l'entrata della cazzo di grotta ritorno, regà. Questo è un riferimento palese a Giratina e al mondo da cui proviene. Se mentre nel mondo distorto su sti remake, e sto remake batte il Rubino Omega Zappi Alpha a mani basse, secondo me. C'è quel bagliore lì che mi convince poco a poco. Secondo me ci nascondono qualcosa. C'è quel bagliore lì. Quel splendente lucente. Va bene, Bordi! No, non si può. The release of Pokémon Brilliant Diamond and Pokémon Shining Pearl is now just 3 months away. Let's review the main points of these revitalized games. Ci sono quei bagliori lì che mi convincono. Caratteristiche principali. After 15 years, no, la hosta dei laghi è bellissima, poi. I sotterranei li hanno migliorati un sacco. Sì. Cioè, sembrano tipo mini terre selvagge all'interno di un... Sei figa. Bello. Il Monte Corona, bellissimo. Tutto innevato.
Badiu, baia, mamma mia, raga, io mi ci chiudo a bestia. Questo probabilmente prenderà in ore di gioco almeno Smash. Almeno Smash, se non superarlo. Almeno lo prende. Porca trota, raga. Oddio. Bellissimo così. Questa è la così retro. Ah, voglio sapere come gestiscono i Pokémon misteriosi. Sarebbe bello tipo DLC gratuito, tipo sblocchi l'evento che puoi far partire. Barry, mamma mia, Barry, sto a pronunciare come la merda. Barry troppo forte. Al contrario di quanto dicono molti, io l'ho sempre adorato Barry. Ecco Pedro, il figlio de Ferruccio, cosa? Il figlio de Ferruccio de Canalipoli. Tra l'altro la host di quando lotti con loro è bellissima. Anche quella ma le host de Battaglia del Tingrasse sono belle un po' tutte. Quanto è fregna ancora oggi, porco deno. Anche se ammetto che il Leaf la metto, o blu che dir si voglia, la metto un pochino sopra. Mamma che belli, i sotterranei, incredibile che hanno rimesso i sotterranei. Se c'è voce si può andare pure online, ciaone. Aspetta. Quindi lo giochi anche con Touch o se sei in portatile? Probabilmente con il gioco mobile, lì. I rifugi, è questo che ti... Oh, ecco come si troveranno i Pokémon non nativi di Sinnoh. Porca vacca, li hanno ampliati a morte. Ganzissimo. Su Rubino Mega Zaffiro Alfa sta cosa la facevi con le zone miraggio, qua invece i sotterranei. Mamma mia, raga, chiusone a bestia quando esce sto coso. Chiusone a bestia quando esce sto gioco, chiusone a bestia proprio. Hanno rimesso le capsule, non ci credo! No, vabbè, non è vero, hanno rimesso le capsule con i bolli con me sull'originale, raga. Non è possibile. Cioè, sono cazzate. Mamma mia, non c'è che tu stai ricordati di una cosa del genere, mamma mia. Ci sta. Figo, anche se sarà strano. Le super gare che ritornano dagli originali, bellissimo. Molto bellissimo. Sarebbe bello se rimettessero a questo punto, manca solo, spero l'abbiano reso che più interessante. Puoi rifarti i Poffin. Ok, crea delle lobby anche online. Ganzo, però, che hanno fatto così come sull'originale. Che bello che puoi portarti il Pokémon appresso. No, cioè, guardali pure con le animazioni. Cazzarò l'altro che Pokémon Let's Go. Sto gioco è Dio. Mamma mia, che goduria scena, raga. Che goduria oscena. Io smetto di vivere quando esce sto gioco. Non mi frega un cazzo, cioè. Altro che 3D All Stars, CTR, Crash and Sentry, Crash 4. Andate tutti a casa. Tutti a casa, cazzo. Beh, porco deno, raga. Porco deno, non è vero. Dai. Porca troia. Ancora devono parlare di Legends. Aspetta. Ah, ok, la versione edizione immagino limitata di Dialga e Palkia. Così come l'hanno fatto su Spada e Scuola, giustamente. Sì, grigia normale, ci sta. Esce il 5 di novembre. Mamma mia, raga, mi c'è chiuso a morte io su queste cose. Maledetti. Ok, dai, soddisfatti con Diamante e Perla. Secondo me ci nascondono sempre qualcosa, Spero. Vai, andiamo a Leggende. Aspetto che annunciano che faranno il remake di... Cioè, il mondo distorto pure. Secondo me lo vogliono mettere, visto come hanno presentato la grotta ritorno. Vediamo un po' però, sto open world, va. Osho, what? Nell'anime invece sbellica Osho. Cioè, Osho l'ho già scelto.
Sindacquil l'ho già scelto, però. Però Sindacquil, forse più Sindacquil se mi dovessi fare questo. Con resistenze separate, quindi non c'era il concetto di allenatore, probabilmente. Vediamo un po'. Vi chiedo scusa per la qualità grafica, non dipende da noi, ma dalla compressione estrema di YouTube. Lasciala, si vede. Vediamo il frame rate, raga. Spero per un cambio forma, perché... Ok, direzione artistica... Cosa da? Per me è figo. Cioè, come open world è figo, secondo me. Paesaggi fighi, cioè, molto... Poi certo, Game Freak non si è mai approcciato a sto genere di giochi, quindi se c'ha delle pecche, sti cazzo. Che bello. Dai, un po' di staticità negli NPC, ma vabbè. Ricordo un po' Xenoblade, però beh, almeno muovono la bocca. Beh. Vediamo l'open world. Per i paesaggi mi ricordo un po' Xenoblade. Sì. Qua l'allenatore si nasconde. Può balzare, lancia la Pokéball. Finito. Che cavolo è? È un Growlithe forma... Che cavolo? Cosa? È un Growlithe antico questo. Forse se tu missi la cattura parte la lotta. Pure il petardino. Bello dalla visuale. No, graficamente secondo me per essere fatto da Game Freak è figo comunque. Sì, vabbè, l'ipervolo, raga. Cioè, questo è una cosa. Vabbè, un puoi pure volare sopra. Mamma mia. Cos'è un basculi strano? È un basculi stranissimo cinese. Stuntler. Ma che è? Regà. Che cazzo è sta roba? Secondo me sono forme antiche. Cioè, è ambientato nella Sinnoh antica sto gioco. Probabilmente è come erano i Pokémon al tempo. I boss? Questi sono i boss, sicuro. Vedete, però. Mamma mia, colpisco l'allenatore. Figa questa roba. Puoi farti danno a te come personaggio. Anziché... No, vabbè, fra, mi sto mettendo in giro. Quindi pure l'allenatore può subire danni come in un cazzo di action RPG. Non ci posso. Hai capito, Game Freak? Se sta da una svegliata, forse finalmente. Forse se sta da una svegliata, finalmente. Sì, comunque, sì. Brevi, Ariera. O forse, cioè, almeno ci somigliava. Mamma mia, Drapion. Il bello è che tu giochi come allenatore, se tu devi schivare le mosse. Un po' più in tempo reale. Sì, in tempo reale. Sono curioso del video di Seidonia. Sarà da andarlo a vedere quello. Ok, copertina ufficiale. Ci sta. Ganzo. Il 8 gennaio, ancora confermati. Mancano 10 minuti. Subito. Boh, raga. Was the latest trailer for Pokemon Legends Arceus. Let's take a closer look at some of the elements. Vediamo un attimo, ci ho capito poco. Pokemon Legends Arceus is a brand new title that opens new doors for the Pokemon series by fusing. Secondo me tutti i prossimi giochi Pokémon dovrebbero farli così, tutti, tutti. C'è la formula turn-based RPG, cioè io spero da un lato che la continuino, ma limita il gioco in maniera allucinante rispetto a questo. Nel vecchio nome di Sinnoh. Il villaggio Giubilo, che diventerà poi Giubilopoli, no? Esatto.
Ci sono i riferimenti ai giochi classici di Diamante e Perla. C'era già il Team Galassia? Facciamo parte del Team Galassia, abbiamo il logo sul braccio. Ma Gisius, avevi già... Field of study is the ecology of Pokémon. He came to the Hisui region along with Pokémon in various other regions. Sì, è un prodotto in galassia che aveva un obiettivo completamente diverso. Captain Silene is the leader of the Survey Corps, though she may seem to treat you harshly. Potrebbe essere la bisnonna di Cyrus. Almeno dai lineamenti dell'occhi potrebbe sembrare. Commander Komodo oversees the entire galaxy team. He's a dependable leader who has earned the unwavering trust of his team members. When the commander recognizes your knack for Pokemon research, he allows you to join the team and has you work as a member of the Survey Corps. The duty of the Survey Corps is to observe and catch Pokemon to shed light on how they live. Your survey duties hold the key to unlocking the true purpose of your adventure, and in the course of your work, you'll visit various locations within the Hisui region. Your excursions outside the village will begin by preparing at a base camp. Alla Monster Hunter. You'll be able to prepare for your survey work by buying items or crafting new ones from basic materials. Mamma no, crafting, non ci credo. Puoi creare le Pesoball come faceva Franza su Craft... No, vabbè, che stai dicendo? Non ci posso credere. So use caution when you're out doing your survey work. When your Pokemon are hurt, you can return to a base camp to rest up and recover. Once you've completed a survey assignment, return to the village and report the results to whoever requested the job. Ok, ci sta. Pokemon live all over the place. Get close to them and aim carefully, then throw a Pokeball to try to catch them. Quindi ci sarà anche una componente stealth. You'll find that not all species of Pokemon react the same way when they spot you. For example, some Pokemon will immediately flee. Cavolo, che belle animazioni. Starly che zampetta. Sì. A me non sembrano fatte davvero bene. Sì. Variety of tricks to catching them all. Ci sono le lotte? Ah, ok, si può subito lottare con una. Oh. Ah, ok, quindi c'è tipo la... Tipo l'azione in base alla velocità. Peccato. Using a move in a strong style will increase the move's power, but the Pokemon's action speed will be lowered. Okay. Using a move in the agile style will decrease the move's power, but the Pokemon's action speed will be raised. Questa è una rivoluzione del gameplay. Porca troia, enorme rivoluzione del gameplay, aggiungerei. While the agile style is great for situations where acting multiple times in a row will give Figo. Your strategy a real boost. Grande, grande roba. Situation demands to gain the upper hand in battle. When you report the results of your survey work to the professor, information will be added to the Pokédex. You can advance your research and fill in more information by doing things like catching Pokémon, seeing them use certain moves multiple times, and more. Addirittura il cibo preferito. Seek out and beat lots of different Pokémon to complete that Pokédex. Mamma mia. Now, we'd like to introduce some of the Pokemon living in the rich, natural environments that are spread out across the Hisui region. This Pokemon with distinctive antlers is known as Weirdeer. Weirdeer evolves from a Stantler. Poi vuole evoluzione allora. È bello, eh. Boia, pensavo fossero forme alternative. Col barbone fiero. Guarda le corna che sono... Allora immagino che anche quel Growlithe di prima, forse. This Pokemon is Basculegion. It can swim with great power. L'evoluzione. I Basculin, il bianco e nero. If they become possessed by the restless souls of other Basculin in their school that have perished during their journey upstream. This Pokemon gains power from the souls possessing it, letting it swim on and on without tiring. There are also Pokemon that can be found living in this land and sembra Bravery questo. Ok, no, è sempre Growlithe e Bravery, solo che hanno forme diverse pure. Mamma che figata. It comes to Hisui in the winter and can imbue its screeches with psychic power to generate shockwaves. Psycho.
Psicovolante. Fino adesso non è più super efficace. No. It is a very wary Pokemon and appears to protect its territory. Pisuian Growlithe's soft fur is an excellent insulator, allowing it to stay active and lively even in this chilly land. È roccia? Fuoco roccia? O roccia pura? Only when it'll have the greatest effect. Forse fuoco roccia è più nota. Arceus holds the key to this story, but what connection does it have to your adventure? Mario era il punto che volevo diciamo che volevo toccare tra un pochettino. Che viewers, sono bellissimi. Niente, ma sa che finisce così il direct, non fanno vedere altre cose. Mannaggia. Boy. Alcune giove, altre tipo forme antiche, penso che tipo Stuntler. Io non lo preordino, ma sicuro al day one me lo prendo. Cazzo, se me lo prendo. Porco, diamante lucente sarà un chiusone terrificante per me. Ok, vabbè. Sarà possibile trasferirsi Pokémon dai giochi per 3DS, se uno vuole. Ok. Ok. Ragazzi, probabilmente è finito. Manca un minuto alle 3:30. Ok, sono interessato. Ok, il competitivo continuerà su Spade e Scudo. Normale. Normale, insomma. Dimmi che Dumpster si è sviluppato le ali. Ok, dovrebbe essere finito, raga. Non credo proprio ci sarà un'altra bomba finale, perché insomma... Mi hai fatto morire, Zander. Ci starebbe un'evoluzione di Dumpster. Ora, parlando un pochettino a caldo, un po' a tiepido. Sì, certo, siamo abbastanza a caldo, visto. E il problema, come secondo me ha esposto benissimo Mario Rainone, okay, è quello delle ambientazioni delle città. Se ci fai caso, su Leggende Pokémon c'è molta cura nelle animazioni, sì, ma poca cura secondo me dell'overworld. Anch'io ho l'unica perplessità che mi rimane a questo punto è quanto sarà divertente esplorare. Non è che ci troviamo davanti un hub alla Spada e Scudo gigantesco in cui è tutto pianura e basta, ci saranno delle grotte, dei segreti, delle montagne. E questo è il motivo, diciamo, più quello delle texture, per cui dicevo prima, mi ricorda più Xenoblade che Zelda. Ok. Perché? Perché Xenoblade, se vi ricordate, soprattutto giocato in portatile, ha i suoi limiti per quanto riguarda le texture e la grafica. Sì, c'è molto cel shading. Esatto. Beh, possiamo anche, raga, vedo molta cura del Pokémon, dell'animazione, del cazzo, i Pokémon che ti sono, porca troia, del gameplay, se vogliamo. Ringraziamo tutti quelli che siete qua, perché siamo stati tantissimi. Pazzesco. Allora, c'è uno spettatore simultaneo 106. Pazzesco, raga, grazie mille, non me l'aspettavo. Boia, 78 allora. Ma che regà, comunque una carenza di dettaglio dell'overworld calpestabile, anche qui se vogliamo l'aspetta. Tipo qua. Qua sì, l'overworld. Scena, un'altra scena che potresti cercare è quella della battaglia con Lucario. Se ci fai caso, la spiaggia dove eri che ti faceva vedere il gameplay era veramente fatta, cioè sembrava quasi abbozzata, insomma. Sì, la diciamo che alla fine non sarebbe troppo un fastidio se tecnicamente, cioè il gioco ha questa direzione artistica molto bello. Abbiamo visto anche guardando la user interface, non so se avete fatto caso alla user interface tipo delle lotte, quando si usa tecnica potente o veloce, quel tipo di scrittura che sembrano quasi kanji antichi, no? Per sì, rimarcare, cioè, che sembra una scrittura tradizionale, esatto, sì, giappo orientale, comunque sia giapponese ovviamente, perché è come se, diciamo, fosse, ricorda la scrittura del pennello, esatto, è come se fosse questo l'antichità del Giappone. Sino fa, sappiamo che se non sbaglio è l'Hokkaido, non mi ricordo. Non ricordo. Dovrebbe essere l'Hokkaido, se non gli sbaglio. Gli alberi sono mobile. Però vedete, cioè adesso, scusate, è un tipo di
grafica, che c'è una direzione artistica che ci sta, però serve anche per mascherare probabilmente un po' Sì, ne è di stata limitazioni tecniche, l'ultima ok? regione basata sul Giappone in E prodotto ricordiamo Nintendo. che l'hardware di Switch è quello che è, e ricordiamoci che Switch OLED non avrà nessun boost da tutto ciò, se non magari si vedrà un po' meglio sullo schermo in termini di contrasti, ma stop. Però l'hardware di Switch è quello che è. Ora, mi rendo conto che il trailer da cui stiamo guardando è molto compresso, si notano veramente i Renditi pixelloni. anche conto che esistono giochi per mobile che effettivamente sfruttano meglio l'hardware, eh. Sì, vero, vero, anche Genshin Impact mi viene in mente, non è niente Tra quelli male. anche, però lì c'è un Però discorso a parte da fare sullo stile che ha, che magari può essere meno pesante. Esatto, qua non mi pare, cioè io non parlerei di alla fine grafica da mobile. No. Ripeto, vedo delle animazioni molto belle dei Pokémon, delle mosse, delle Pokéball, anche una cura del gameplay molto più dettagliata, ma una cura dell'overworld che veramente al di là dell'erbetta, che può dare un po' di contesto, mi ricorda molto Xenoblade. Purtroppo, cioè, Beh, ci sta. Xenoblade io l'ho giocato, Ci cioè, mi è sta, piaciuto un sacco, Xenoblade penso ha sia il mio gioco preferito su Switch attualmente. un overworld alla fine bello, divertente, Xenoblade. Quindi se Sì. fosse su quelli. Allora, io non lo paragonerei all'overworld di un Breath of the Wild, No, perché assolutamente. questo è più Io un parlo overworld. visivamente parlando, eh. È più un overworld, sì, da gioco di ruolo. Quindi il paragone con Xenoblade potrebbe aver senso proprio perché abbiamo questa No, Luca. mappa gigantesca con vari biomi. Mi viene in mente anche Xenoblade X, ad esempio, mi ci si avvicina molto. Mappa gigantesca con una grande serie di creature, quest, subquest da fare, ma non c'è in Xenoblade tutta questa esplorazione, o meglio, c'è l'esplorazione, però non è come quella in Zelda in cui c'è da risolvere magari un enigma particolare, entrare in una cavità, cioè magari ci sono dei quiz di quel tipo, però mi sembra più un overworld da gioco di ruolo alla fine, con i mostri distribuiti e sicuramente più interessante di quello che erano le terre selvagge. Sì, per quello sì, però secondo me, guarda. Vabbè, regà, questa era la mia video reaction. Ho voluto tenere un po' di più per vedere le prime impressioni a caldo del mio canale. Cioè, del mio canale. Va bene, del canale che modero su YouTube. Spero che il video vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un bel mi piace e ci sentiamo in giro.